Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo sulla A4 direzione Milano perché stiamo andando da Zili per un paio di giorni. Non so bene ancora di preciso il programma, però teoricamente questa sera dovremo filmare qualcosa con un drone. Domani dovremo fare un videino con Andrea Galeazzi, uno degli youtuber più grossi in Italia. E il giorno dopo dovremo filmare un altro video, forse anche con un'altra persona che in bici non va proprio così piano. Comunque di sicuro ancora non c'è niente, quindi viviamo un po' la giornata e vediamo che cosa andremo a fare. Ci manca ancora un'oretta e poi dovremo arrivare vicino al lago di Garda dove abita lo youtuber. Eccoci. Buonasera. Certo, sei live. Sei live? Sì. Ah, così proprio. Sei diventato youtuber così. Oh, ma hai visto che bestia? Hai visto? Porca boia. Guarda che bestia. Figata. Adesso andiamo. Peso? Pesa, eh? Fighissimo. Andiamo a provarlo. Adesso andiamo a provarlo. Vai. Allora, ragazzi, abbiamo abbandonato l'idea a causa fine luce esterna, purtroppo. Quindi lo faremo volare all'interno. Bam! Porca boia! Cazzo, è stra stabile! Urco duo! Basta! Abbiamo stampato le eliche. No, basta, finito. Cioè, no, allora, ti faccio fare il simulatore con questa radio. Vai, fatto. E non con lo schifo che ti avevo fatto l'altra volta. Vuoi provare l'ebbrezza? Sì. Top, se vuoi il drone tipo il mio. Anzi, probabilmente è il mio. È uguale. Sì. Però hai visto che roba? Ti sei migliorato, eh? Oh! Dai, vediamo te, vediamo. Atleta. Vediamo. Allora, ti ricordi com'era? No. Ah, sì. Dai, che è più facile così dell'altra volta? Bah, te lo dico tra un attimo. Beh, già che non mi sono schiantato dopo un secondo, non male. il vomito, attenzione ragazzi. Adesso facciamo il percorso. Quello era solo per farti credere che non ero in grado. Ah, sì? Guarda. Guarda. Io. Però. Buongiorno ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. E benvenuti nella continuazione del video di ieri. Oggi cambio di programma, niente giro con il drone questa mattina, ma facciamo il video con un personaggio molto molto noto su YouTube Italia, Andrea Galeazzi. Si accettano scommesse già sulla prima salitina. È tosta comunque, eh? Allora raga, oggi sarà la prova della vita, perché abbiamo un mix di biciclette e di ciclisti che consentiranno a me e spero aiuteranno voi a capire il mondo della mountain bike elettrica e magari quale mountain bike elettrica può fare al vostro caso. Novez, forse con la muscolare. Flexi leggera. Di lì, io ripeto di qua. Mamma mia, guardalo. Sì, uomo! Chialo il motivatore. Vai, che non sono lei! Colpa mia, Giovanni. Ti do una spintina per compensare. Ti ho sudato come le capre. Già fuori soglia. Ma ciao. Quella là. Poco ghiaccio per terra. È rischio vita qui, eh. Io che pensavo di andare sul lago di Garda a fare i giretti al caldo. Beh, c'è mica freddo. Sulla neve. La neve mi perseguita. Arriva Erwin, arriva anche la neve. Dagli un po' di gas. Piede giù. La butta dentro. Che figata.
Mamma che bello! Figata, Porca troia! Una belva figa! Sì? Figa, te lo giuro! Non sei esaltata da io? No, forte comunque, eh! No, il pialino! E sono gli occhiali fotocromatici! Grande. Questa è una rotaia, l'appoggio e va. Quella, una bestia, dico, tu la metti lì e va. Ho detto che qualsiasi sentiero sembra che sia passato prima l'asfaltatrice. Bravo, è vero? Perfetta. Saltino qua, te lo dico. Le rocce tutte a destra. Tutte a destra, saltino. Vedo dire, tu l'hai già fatto, lo sai. No. Mai fatto io. Uovo. Che salto. Anticipa, anticipa. Oh, che stecca! Ah! Bello, eh! Oh, 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 oh. Le mie gambe! Figata! Bello, bellissimo! Né? I freni non benissimo! Ciao raga! Yo. È stato un volo! Sì? Sì. Tutto a posto? Fabio, tutto a posto, intero? Ah, Fabio, sì, sul salto? Sì, dai! Sul salto che... Vigi, tutto a posto? Dopo le Adesso stiamo risalendo per fargli riprovare le bici. No, non mi fate mai parlare. Ai tester, eh? Non mi fate mai parlare. Ecco, mettiti in fila. Mettiti in fila, prima gli youtuber seri e dopo te. Adesso vediamo lo Zili come affronta la salita tecnica. Sinistra, con la pressione. Destra o sinistra? Sinistra, Vess. Sinistra? Sì. Ah! Povero cambio! Fermo, fermo, fermo. Sto facendo il delirio. Sì. Una spintina? Mamma, mamma, grande Zili! Che moto da trial! Come sale! Paurosa! Va bene, dai, andiamo! Altro giro? Altro regalo! Altro regalo! Sei gasato? Andiamo? Vamos! Gli altri stanno testando le bici, quindi facciamo un paio di giretti sul stesso sentiero. Guarda come scoda! Il pialo nazionale! Vecchio! Ti stavo entrando! Piegala sta bici! Buttala giù! Wow! Oh, lì non piegavo più, ero andato. Cazzo, eri dritto così, guardavi la pianta, ho detto buttala giù, sta bici. Forse per la mia sicurezza era meglio così. Ricordiamoci sassi e saltino. Ci risaltiamo in groppa pialo. Wow! Tacci che non c'era un buco qua dietro. Quasi perdiamo un galeato. Stavo andando giù dritto le buste. Non mi aspettavo quel salto con i sassi giù. Con le rocce. Adesso vediamo se Andreino ce la fa al quarto tentativo. Buono, 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 lascia, lascia. Hai ripreso tutto? Certo. Ci possiamo? Yes. Più o meno. Pian pianino sta anche sciogliendo la neve adesso. Inizia ad esserci un po' di puoccio. La sfida è impossibile. Come ti mancavo io, come ti mancavo.
Figa, ma ti sei incollato. Dai, mi vendicherò. Mi vendicherò, sappilo. Che va? Oh, pezzo di merda! Porca boia! Guarda che fa tappo! Ci prepariamo al sorpasso! Usciamo forti qua! Io! E uno è fuori. Bastardo! Che andare. Ma tu sei fuori. Ho provato a stare dietro 10 metri a lui, quasi mi uccido. Però guardalo, però c'è anche un tornantino di rocce secco. No, ma fermati nel prato. C'è lo spiazzo. Mi è stata a fa paura. Esatto. No, adesso prima no, del salto. Prima del buco di 10 metri, appena prima dei coccodrilli. Parapendio dove lo prendo? Appena sotto la destra. Qui? Oh! Non lo voglio mai più davanti. Cosa devi dire, Ervi? Non lo voglio mai più davanti. Perché? Perché fa le cose strane. Faccio le cose strane. Vai te, vai. Vuoi filmare i jolly? Vai, fai jolly, fai i jolly. Oh! Andiamo interna! Pauroso! Pauroso l'Andreino! Oh! Oh! Mi sono sassolata. Te, Ninja Brillo, siete uguali. Ninja Brillo, perché lo conosce Alberto Viale, mio amico. Quello per i jolly? Quello per... Sì, siete due uguali. Voi vi attaccate al manubrio e sperate di restare attaccati fino alla fine. Cosa devi fare? No, niente. Cosa devi fare? Usare un minimo di tecnica per scendere. No. Attaccati e vai giù. Ma se fino adesso ha funzionato, inizio a pensare che magari funziona. Mi piace scendere. Guardalo, guardalo, a fuoco. Figata. Pap. Figata con i saltini così. Trail finito. Adesso torniamo a casuccia. E in teoria ci dovrebbe aspettare un bel spiedo fatto dal papà di Tili. Grande. Non vedo l'ora, c'ho una fame bestia. Purtroppo era troppo buono per fare il video prima. Beh, un po' di spiedo è rimasto. No, ho visto, fatto vedere.
A few moments later. Buongiorno ragazzi, alla fine ieri mi sono dimenticato di fare la chiusura del video perché ci siamo messi a mangiare lo spiedo, eravamo un po' affamati, diciamo. E adesso siamo qui in studio da Zili, stiamo importando i file di ieri. Adesso li montiamo e nei prossimi giorni dovrebbe essere online il video. Io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace e di iscrivervi se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!